Benvenuto, sono Nicola Antonucci, fondatore di Humanot SRL. Il trading è un'affascinante attività di libertà. Ecco perché lo pratichi o intendi praticarlo. Il trading è però anche la formula 1 delle prestazioni psicofisiche, con sollecitazioni incessanti e intense del nostro sistema neurale e ormonale, durante una delle funzioni più onerose e complesse, che è quella di prendere decisioni. Il trading è una possibile fonte di reddito anche, ma purché si sappia coniugare teoria e pratica, disciplina ed esperienza, salute psicofisica e cultura scientifica. Come ogni trader sa, anche senza conoscere la complessità e i frattali, il guadagno si realizza a tutte le scale temporali, operando a frequenze giornaliere, a un'ora o giù fino a un minuto. L'invarianza di scala, tipica dei fenomeni frattali, permette un primo vantaggio. Si possono usare gli stessi criteri a tutte le scale temporali. Ciò consente un secondo e più decisivo vantaggio. Più riduco gli intervalli dimensionali e più riduco le scale temporali, più aumento le opportunità di guadagno. Come mostra questo grafico stilizzato, se io compro 1 e vendo alla fine del periodo a 2, guadagno 1. Se invece riduco gli intervalli operativi e decisionali, io posso già vendere a 1,75 per poi ricomprare a 1,25 e rivendere alla fine del periodo a 2, con un guadagno quindi questa volta di 0,75 più 0,75 uguale 1,5 pari a ben il 50% in più di prima. Se poi sfrutto anche la discesa con un'operazione short, guadagno un ulteriore 0,5 portando il guadagno totale a 2, ben il 100% più di prima. Però una maggiore frequenza operativa per maggiori guadagni comporta ineluttabilmente maggiore stress psicofisico. Lo studio, anche minimo, della teoria della complessità, della teoria dei giochi e delle scienze cognitive può salvare i trader da eccessivi stress psicofisici. L'analisi fisica, basata sui principi della finanza scientifica, permette al trader di adottare un approccio cognitivo ai giochi complessi, ormai indispensabile per cavalcare le imprevedibili onde della finanza. L'analisi fisica, inoltre, grazie all'estrema semplicità dei suoi criteri, permette di creare un software evoluto capace di adottare anch'esso un approccio cognitivo ai giochi complessi, seppure con una frequenza decisionale umanamente insostenibile. Solo una sana alleanza con il nostro partner non umano, un software molto evoluto, potrà concretamente salvare i trader da eccessivi stress psicofisici, nonché dall'autoschiavitù da monitor. Il trader scientifico, per il suo benessere, deve apprendere i fondamenti dell'analisi fisica e condividerli con un partner speciale, capace sia di prestazioni quasi umane, sia di altre prestazioni che vadano ben oltre quelle umane. È vitale quindi imparare a dialogare con un software evoluto, quasi umano. La metafora che ti propongo è quella del primo allunaggio del modulo lunare, quando il computer di bordo ha saputo pilotarlo fino alla superficie lunare, o quasi. Infatti all'ultimo momento sono stati avvistati dei massi nel punto di allunaggio e si è quindi imposta una correzione della traiettoria. Ma il povero computer di bordo del 1969 non ce l'ha fatta e ha chiesto l'attenzione e l'intervento umano. Ecco, ha fatto appello a una coscienza superiore, umana. Neil Armstrong, a quel punto e solo lì, è intervenuto a pilotare manualmente con successo il modulo lunare. Lo stesso team, umano e non umano, va ricreato dal trader scientifico, affidandosi a un partner non umano, che sappia però svolgere alcune attività quasi umane, quali osservare le discontinuità dei volumi e comprendere il comportamento delle quotazioni intorno agli attrattori, ma con una instancabilità e un rigore oltreumane. Leggere tali comportamenti e correlarli agli andamenti successivi anche su numerosi titoli in parallelo. E da qui autoapprendere per possibili miglioramenti, molto facilitato in ciò dalle rivoluzioni copernicane dell'analisi fisica, la semplicità dei criteri operativi applicati a tutte le scale temporali e l'economicità dei dati focalizzati al qui e ora. Quindi decidere con un quasi umano approccio cognitivo ai giochi complessi, ma con frequenze decisionali oltreumane. E infine operare autonomamente nella stragrande maggioranza dei casi. Hai questo sogno? Questo è un grande sogno da realizzare, esistenzialmente, prima ancora che economicamente.
poiché i rischi più grandi, che crescono proprio con i successi, sono la solitudine, la difficoltà alla socializzazione, la rinuncia a affetti, interessi, divertimenti. Temi questi rischi o vuoi più saggiamente prevenirli? Bene, possiamo prevenirli e persino abbatterli del tutto insieme.